Stefano Colombo, oggi si chiude un anno di grandi corse da Castellanza a Varese. Varese si terrà 1500 persone, raggiunto il numero, manca ancora poco, viene superato. È un bel percorso che l'abbiamo iniziato ad aprile con la Luke Run, proseguito poi con le due gare estive, la Straresca e la Tour d'estate sotto le stelle. La gala Run 10 a inizio settembre e oggi la ciliegina sulla torta, più di 1500 appassionati runner a colorare le strade di Varese. Quindi una bella giornata, anche il sole ci è amico, quindi tanta fortuna e speriamo che vada tutto bene per il verso giusto. Ricordiamo che questo evento di Varese si apre con un appuntamento molto importante, che sono le Pulciniadi, sempre confermate, dai piccoli ai grandi tutti possono correre e vivere l'attività sportiva con Sport Più. È proprio quello il senso, iniziare sin da bambini a praticare sport e non smettere mai. Si può arrivare, oggi abbiamo un iscritto della categoria over 85, quindi siamo partiti dai 5 anni e arriviamo alla categoria over 85. Cerchiamo davvero di dare una risposta sportiva un po' a tutti, agli appassionati, ai semplici amatori, a chi vuole passeggiare anche con il pallone da basket, per esempio gli sportivi amici della Varese Basket School. Un'ultima domanda, tutto è iniziato sotto un diluvio, ora la Varese City Run è un ciclone, perché ci sono partner che vi seguono fin dall'inizio come la BCC, che è il main sponsor, ci sono charity partner anche loro, come altri fin dall'inizio come Fondazione Piatti, e quest'anno ciliegina sulla torta l'Università Insubria, che dà anche autorevolezza scientifica al fare sport. È una manifestazione che cresce, nel crescere ovviamente attira interesse, attira cultura, attira partecipazione. Quest'anno in particolare il fatto di avere l'università dà quel qualcosa in più a livello di contenuti. Ieri si è svolta una tavola rotonda con oltre 1500 contatti online, quindi una diretta streaming, è stata davvero una 2 ore non di lezione ma di confronto appassionato tra docenti dell'Università degli Insubri di altissimo spessore. E noi siamo davvero grati di essere potuti rimanere quella che è la casa anche per questo tipo di iniziative. Varese City Run 2024, corse in più, tanta gente, un'iniziativa che funziona, Sindaco Galimberti, e lei in prima linea alla partenza. Sì, un'occasione di sport per la città, è una ormai manifestazione che richiama tantissimo pubblico, la conferma del fatto che questa 3 giorni allo stadio piace, una manifestazione per tutte le età, dalle Pulciniadi fino ai grandi campioni della corsa, e un'occasione per vivere in maniera diversa anche la città.